Consigliere De Giacobbe, siamo arrivati quasi a fine dicembre, feste natalizie, il bilancio non è ancora stato approvato. Parliamo addirittura di bilancio preventivo 2013. Due sedute saltate, una per mancanza di numero legale, nella seconda non si è discusso il punto. Lunedì sarà la volta buona, cosa ne pensa di questa situazione? Beh, io voglio dire intanto ai miei concittadini che sarebbe ora di svegliarsi e capire che l'inefficienza e l'incapacità amministrativa di questo sindaco Sergio Malfitano è sotto gli occhi di tutti. Si adducono delle motivazioni di carattere tecnico, l'unica motivazione vera e concreta è che l'amministrazione è assolutamente non adatta a rivestire un ruolo che è quello di guida di una città come Nicosia. Le motivazioni addotte dai colleghi consiglieri comunali nelle ultime due sedute sono assolutamente insufficienti a giustificare questo rinvio. Tra l'altro, voglio continuare a sottolineare che anche il rinvio ha un costo per la collettività. È bene che tutti sappiano che non bisogna fare di tutta l'erba, come si suol dire, un fascio. C'è chi ha lavorato, chi si è speso affinché questo bilancio arrivasse in aula per tempo e chi invece ad oggi adotta responsabilità ad altri. Voglio solamente richiamare le ultime notizie di stampa in merito alla mancata approvazione del bilancio previsionale del 2013, dice bene lei, per quanto riguarda i pagamenti. Purtroppo siamo veramente in una situazione negativa e la responsabilità è da attribuire in primis all'amministrazione comunale che ha approvato lo schema di bilancio il 26 novembre del 2013. In secondo aspetto, al mancato lavoro anche da parte del Consiglio comunale, nonostante gli input che provenivano da chi vi parla. E tutto questo ancora oggi non vede la luce dell'approvazione del bilancio di previsione. Chi vi parla ha presentato anche degli emendamenti sottoscritti con altri colleghi per cercare di migliorare ciò che era migliorabile, ma certamente non può essere questo il modo di condurre una vita amministrativa, di portare avanti una città come Nicosia. Siamo veramente all'anno zero e tutto questo lo si deve solo ad una persona, al dottore Sergio Malfitano. Si paventa uno sforamento del patto di stabilità per il 2013, il che comporterebbe una tragedia dal punto di vista amministrativo. C'è questo pericolo? Si potrà porre freno a questa possibilità? Oppure, realmente andiamo incontro a questa ipotesi? Allora, intanto i cittadini devono sapere che c'è una differenza sostanziale tra il ruolo del Consiglio Comunale, seppur esercitato in maniera molto, molto insufficiente da questo punto di vista, e quello che è il ruolo gestionale dell'amministrazione, ovvero della Giunta. Di conseguenza ci sono competenze di carattere gestionale che si appartengono alla Giunta e atti di indirizzo e approvazione del bilancio che si appartengono al Consiglio Comunale. Quindi dalla documentazione in nostro possesso potremmo rischiare di non essere precisi perché alcuni documenti vengono inviati alla Presidenza del Consiglio Comunale e poi dovrebbero essere di competenza e di conoscenza dei capigruppo e dell'intero Consiglio Comunale e altri da parte del dirigente competente del secondo settore sono inviati ai vari dirigenti e alla Giunta. Quindi, qualora ci fosse questo paventato pericolo dello sforamento del patto di stabilità, la Giunta potrebbe disimpegnare delle somme, ma prima li dovrebbe impegnare, perché la cosa drammatica è quasi comica se non si trattasse di una gestione amministrativa di un ente, della responsabilità che è in capo a questi amministratori. E che voi dovete sapere, cari concittadini, che la Giunta Malfitano, fatto unico nella storia di Nicosia, ha amministrato in dodicesimi per 12 mesi l'anno. Quindi io dico, ma com'è possibile riuscire a fare un'azione amministrativa talmente scellerata della violazione del patto di stabilità pur amministrando in dodicesimi? Veramente sarebbe una cosa comica se non fosse altrettanto drammatica. Ovviamente le responsabilità sono tutte in capo all'amministrazione comunale perché non ha saputo gestire neanche l'ordinario e altra cosa drammatica è che questa responsabilità paradossalmente ricade sui cittadini perché
perché lo sforamento del patto di stabilità comporta la riduzione del 30% dei trasferimenti da parte della Regione e dello Stato nei confronti del Comune di Nicosia, la riduzione di tutte le indennità, l'impossibilità già stabilita per legge di eventuali assunzioni, anche se ricordiamo che questo sindaco malfitano strombazzava delle assunzioni già l'anno scorso con una figura di assistente sociale, e invece con lo sforamento del patto di stabilità tutto ciò sarebbe bloccato con ripercussioni gravissime nei confronti della collettività. Dico, ma visto che hanno amministrato in dodicesimi, perché questi amministratori non percepiscono un dodicesimo di quella che è la loro indennità, visto che il sindaco parla sempre solo ed esclusivamente di soldi, di indennità, perché lui ha la possibilità di rinunciarci e invece parla solo di questo, e la collettività nicosiana è stata quasi ipnotizzata dal discorso dei soldi. Bene, visto che loro hanno lavorato in dodicesimi, secondo me l'amministrazione dovrebbe percepire un dodicesimo di quella indennità. Anche gli assessori che si sono adagiati sugli allori, è trascorso un anno di amministrazione comunale, ma noi francamente non abbiamo visto nulla.